Grindelwald. Non so come dirlo, aiuto. Aspetta. Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Anche novembre è finito, purtroppo, perché dicembre vuol dire meno un mese alla sessione invernale. Che grandissima gioia! Infatti, piccolissima premessa prima di iniziare il video: se mi vedete sempre con la stessa maglia, è perché sto registrando più video insieme in modo tale che ho il mese di dicembre coperto e così non mi lascio senza video perché, appunto, dicembre e gennaio sarà il periodo della sessione invernale. Partiamo subito con i preferiti di novembre. Per quanto riguarda la musica, adoro tantissimo la canzone di Ariana Grande, uscita il 7 novembre, con il titolo di Breathe. Spero si pronunci così, non lo so, io e l'inglese non andiamo molto d'accordo. Per quanto riguarda i film, invece, non posso non citarvi Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, che si dovrebbe pronunciare così, spero di sì. Uscito il 16 novembre e tipo adoro tantissimo. Penso che lo conoscete tutti, quindi non serve molta spiegazione su questo film, dovete solo vederlo e basta. Per quanto riguarda le serie TV, invece vi voglio citare Fuga dalla morte di Michael Rivlin. Ragazzi, adoro tantissimo. Io, nonostante abbia visto molte serie TV valide nel mese di novembre, ho fatto anche il rewatch di Fuga dalla morte, perché sì, cioè, ogni tanto va fatto il rewatch di Fuga dalla morte. Trovate su YouTube, ovviamente vi linko i video sia della prima sia della seconda stagione, perché tipo adoro. Questa serie TV è stata ideata da Michael Righini, che è uno YouTuber che seguo da 6 anni, e quindi non potevo non vederla, non posso non citarvela perché, ragazzi, è meravigliosa. Racconta di questo ragazzo che, mentre è in macchina con la sua ragazza, e mentre è un attimo distratto, un ragazzo fa l'incidente, diciamo, li investe, diciamo, e Michael entra in coma mentre la ragazza Silvia, fortunatamente, non sa niente, e mentre è in coma, Michael nella sua mente arriva in un posto buio, sconosciuto, dove incontra anche altre persone che credono di essere morte. Perché, bene sì, in realtà non sono morte, e questo non è spoiler, vi giuro. Quindi Michael poi capirà che dovranno attraversare un portale di fuoco per poter tornare in vita, diciamo, per uscire dal coma, insomma. Però, ovviamente, conclusa appunto la prima stagione in questo modo, ansia mille, perché giustamente Michael ci ha fatto aspettare 5 anni per la seconda stagione, e quindi durante la seconda stagione vediamo cosa c'è effettivamente dopo il portale di fuoco, perché effettivamente non è stato poi così semplice, cioè non bastava semplicemente attraversare il portale per poter tornare alla vita quotidiana, ne si devono attraversare altre mille minacce, altre cose, altri misteri da risolvere, e alla fine ce la farà? E alla fine ce la farà Michael a tornare alla sua vita normale, oppure la morte lo prenderà con sé prima che lui possa dire addio ai suoi cari? Bene, io spero che voi possiate vedere questa serie TV, spero davvero che possiate darle una chance perché è davvero bellissima. La seconda stagione è molto meglio della prima, quindi vedetela tantissimo, non solo perché Michael è uno youtuber che seguo praticamente da tutta la vita, da quando ho scoperto YouTube o quasi, ma anche perché effettivamente è fatta molto bene. Poi gli attori ovviamente non sono quelli da quattro soldi, ma ben validi, ovviamente, tra cui Andrea Baglio, che tipo io lo adoro tantissimo, e Alberto Pagnotta, adoro, parte 825.000. E quindi sì, Conciliata parte 820, vedetela, vedetela, cioè siete obbligati a vederla. Per quanto riguarda i libri, invece, vi voglio mostrare un acquisto che ho fatto a Luca Comics, di cui ho fatto anche il vlog, ve lo linko nelle schede. Dura 1 minuto, quindi cioè, alla fine potete aspettare 1 minuto per vederlo, se si può vedere.
E sto parlando dei segreti di Astralot, l'isola e gli evoluti di Federico Paccani. Questo è il primo volume di una trilogia, credo sia, non lo so, staremo a vedere. Sono stati pubblicati attualmente il primo e il secondo volume. Infatti io sto adesso attendendo di poter comprare il secondo, che ho visto che è tipo quasi il doppio di questo, però va bene. Poi ho anche la dedica, perché non potevo non farmi la dedica. Cioè, io ragazzi sto aspettando questo libro, cioè lo stavo aspettando da Pescara Comics di aprile, che lo volevo comprare tantissimo, ora finalmente l'ho potuto comprare, sì. Questo libro racconta di Daniele, che dopo la scomparsa del padre e il ricovero della madre viene a scoprire dell'isola di Azeroth e degli evoluti. Gli evoluti sono persone con poteri soprannaturali, caratteristiche animali, insomma tutto quello che magari gli esseri umani non osano neanche immaginare. Daniele però, al contrario di altri magari protagonisti fantasy, non è un evoluto. Lui è un ragazzo normalissimo, che diciamo che lui è molto molto agile, più di quanto possano essere altre persone normali, in particolare nella ginnastica acrobatica. Infatti schiva cose che così a caso, boh, io non lo so. Ovviamente Daniele non è proprio uno sconosciuto ad Astralot, per lui lì è tutto nuovo, quindi si dovrà ambientare soprattutto all'Accademia degli Evoluti, dove i ragazzi appunto vanno a scuola, e lui giustamente, essendo abituato alla scuola normale, alla vita di tutti i giorni, perché comunque lui andrà ad Astralot all'età di 16 anni, perché l'Accademia inizia a 16 anni, diciamo che per lui è un po' tutto nuovo, però per gli evoluti che ci abitano, soprattutto i evoluti importanti che sono in mezzo alla politica, insomma, lui è molto conosciuto, loro sanno tutto di lui, tutto e tutti sanno di lui, insomma, in poche parole, e lui non si spiega questo fatto, quindi dovrà andare alla scoperta di non solo i segreti di Astralot, i segreti degli evoluti, ma dovrà anche andare alla ricerca di risposte. Ma dovrà andare anche alla ricerca di risposte che riguardano il suo passato, la sua famiglia soprattutto, e scoprire perché il padre è scomparso, perché effettivamente quello è il fulcro, diciamo. E quindi ovviamente aspettatevi la recensione sia di questo che del secondo, e spero anche del terzo quando uscirà, non lo so. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!